Vi capita mai di sognare persone che non ci sono più? Penso proprio di sì, eh. Non so, quando sogni il nonno, no? L'amico magari, qualcuno a cui hai voluto bene che adesso non c'è più. Questa storia qua, secondo me, merita di essere raccontata. È un po' così, però mi fa sempre ricordare in qualche modo quanto la nostra comprensione, ecco, di quello che ci succede sia solo un puntino insignificante e che la maggior parte della nostra vita sia un mistero. 1995, stagione al mare. Dormivamo tutti quanti in questi stanzoni giganteschi in 10 per stanza, perché il ristorante in cui lavoravo era tipo un ristorante gigante. Fatto sta che un mattino i ragazzi che lavoravano con me mi fanno: "Ehi, cosa avevi stanotte?" E io: "Perché?" "No, perché a un certo punto hai svegliato tutti, urlavi: "Vengo, Luca, vengo, Luca, vengo!" E io: "Urlavo cosa?" Urlavi, vengo Luca, vengo. Ovvio che adesso non serve neanche che vi spieghi quanto mi possono aver preso in giro per quel vengo Luca, vengo. Erano altri tempi, erano quasi 30 anni fa, quindi io lì per lì non è che do troppo peso alla cosa, penso che magari avevo avuto un incubo, magari con qualcuno dei miei amici che si chiamavano Luca. Uno era anche un mio compagno di classe, però insomma con lui non avevo mai avuto un rapporto, mi sembrava strano aver fatto un incubo con lui. Fatto sta che al pomeriggio mi chiama il mio migliore amico e mi dice: "Oh, ma lo sai cosa è successo?" E io: "No, Luca ha fatto un incidente con la bici." "Ma quando?" "Ieri sera, adesso è in coma," ha detto. "Non lo so, magari è stata una coincidenza, ma io non è che me la tolgo più tanto dalla testa sta cosa, perché poi fra l'altro purtroppo Luca non ce l'ha fatta." Già. E allora, c'è una parola di cui vorrei parlarvi oggi, è una parola etiope che descrive una cosa simile a questa. Cioè, quando hai un affetto fortissimo verso qualcuno e questo affetto riesce a superare perfino le barriere del tempo, attraversa il tempo e arriva allo stesso a destinazione, a volte nei sogni e nella forma di un sussurro di parole che ci chiamano. Hadia. Hadia è un sentimento che è in grado di arrivare alla persona a cui lo destiniamo, anche se questa persona è lontana, lontanissima, nello spazio, o addirittura appunto nel tempo. Per cui, quando sognate qualcuno che non c'è più, sappiate che sì, vabbè, c'è ovviamente la spiegazione scientifica, la sappiamo tutti, no? Il nostro cervello rielabora in modo originale tutte le scene con cui, dei ricordi, insomma, che avete con questa persona per creare poi il sogno, ma c'è un'altra spiegazione, forse, non lo so, e cioè che forse Hadia davvero esiste. Esiste un sentimento, no? Che è così forte da vincere anche la morte. E adesso sapete anche come si chiama. Hadia.